Dopo le finali Samsung Galaxy A Coppa Italia e le Coppe Europee, si torna in campo per il campionato per la 19ª giornata della Samsung Valley Cup. Doppio testa coda per le due battistrade in classifica. L'Igor Gorgonzola Novara, dopo aver vinto la Coppa Italia e ipotecato il primo posto nel girone C di Champions League, andrà ad Osimo, dove ad attenderla c'è una Lardini Filottrano rigenerata con l'arrivo di Laura Partenio e desiderosa di smuovere la classifica. Le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano, anch'esse prima 40 punti insieme alle Azzurre ma con una gara in meno, dopo la splendida rimonta in Champions League contro le tedesche della Schwerin, ospiteranno sempre al Palaverde la Reale Mutua Fenera Chieri, che spera di poter dare un segnale di risveglio con i neoacquisti Polter e Starcevic. La Savino del Bene Scandicci, terza in classifica ma da un solo punto dietro al 2 di testa, andrà al Palaradi ad affrontare la E più Pomì Casalmaggiore, che tra le mura amiche ha conosciuto la sconfitta finora solo con Conegliano. Molto interessante anche lo scontro a distanza per il quarto posto, ora condiviso a 32 punti tra la Unit Ework Booster Sizio, che sarà impegnata nella difficile trasferta del Mandela Forum contro il Bisonte Firenze di Gianni Caprara, e la Saugela Team Monza, che proprio nel posticipo dell'ultima giornata ha battuto in casa le bisontine in un rocambolesco 3-2 e domenica ospiterà la Bosca San Bernardo Cuneo, che dopo aver trasformato il Palau Bivanca in un fortino inespugnabile cerca continuità anche in trasferta per sperare nei playoff. Sempre in chiave playoff, partita fondamentale per la Zanetti Bergamo, ora decima a 21 punti, che al Palagnelli ospiterà nell'anticipo del sabato sera la rivelazione del campionato, la Banca Valsabina Millennium Brescia, ottava in classifica e davanti alle bergamasche di tre lunghezze, mentre rimarranno a riposo in questo turno le ragazze terribili del Club Italia Crai. Il match tra la Zanetti Bergamo e la Banca Valsabina Millennium Brescia sarà trasmesso su Rai Sport Più HD, canale 57-58 del Digitale Terrestre, sabato a partire dalle ore 20.30, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse domenica pomeriggio, in diretta streaming in alta definizione, su LWF TV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile. Accendila subito, registrati sul sito www.lwftv.com.